Tutti, bentornati in un nuovo video. Come state? Oggi sono qua per un nuovo video sui capelli ricci perché dopo tanto testare ho trovato come fare a ravvivare i miei capelli il terzo giorno, insomma, dopo averli lavati. I capelli ricci, come si sa, sono un po' dispettosi. Il giorno del lavaggio sono belli, vaporosi, ma nei giorni seguenti, insomma, il riccio si perde un pochino e quindi ci possono essere dei problemi. All'inizio non sapevo cosa fare, li lavavo di nuovo, ma questa cosa non va bene perché non si possono fare troppi lavaggi, altrimenti i capelli si rovinano, si sfibrano. E quindi c'è un metodo che si può seguire, almeno questo è il metodo che va bene per me. Ognuno poi, cioè tutti i capelli sono diversi, quindi ognuno deve trovare il suo metodo. Comunque vi do qualche informazione, magari potete provare e vedere se funziona anche con voi. Allora, ho girato questa mattina questo punto video del refresh, si dice, quindi il ravvivamento, insomma, dei capelli. Allora, vi faccio vedere le immagini. Nelle prime immagini ci sono io con i capelli tirati su a mo' di ananas perché è come io tengo i capelli la notte. Io li lego, ma non faccio un giro troppo stretto, ma tengo l'elastico, insomma, quello a molla molto largo e faccio appunto questa sorta di ananas. Quindi adesso io mi tolgo l'ananas e comincio poi a spruzzare i capelli con questo spruzzino qua. Questo è uno spruzzino utilissimo che ho comprato su Amazon, poi qui sotto vi lascio il link se vi può servire, perché fa una vaporizzazione molto, come dire, lunga e fa proprio una nuvola di vapore e va benissimo appunto per rendere i capelli umidi. Infatti è questo che io faccio appunto non appena tolgo appunto l'elastico, comincio a mettere quest'acqua. Allora, dentro quest'acqua io ho messo una goccina di questo leave-in, un leave-in per i capelli che tendono al crespo e sono danneggiati, ed è un leave-in senza le proteine, perché in questo periodo sto vedendo che i miei capelli vogliono un po' meno proteine del solito. Comunque di questo argomento proteine e idratazione vi ne parlerò meglio sul mio blog, perché appunto sto scrivendo tutto quello che ho imparato sul modo in cui bilanciare proteine e idratazione. Vabbè, comunque andiamo avanti. Allora, continuo a spruzzare acqua e un pochino di leave-in. Dopodiché passo al gel. Allora, una volta che i capelli sono umidi, non è che sono bagnatissimi, però sono belli umidi, io prendo un pochino di questo gel della marca Shea Moisture. È un gel appunto contro l'effetto crespo. Anche questo è un gel molto leggero, senza le proteine dentro, ma con tutti gli elementi naturali e senza i parabeni, senza i solfati, senza gli oli minerali e cose del genere. Anche questo l'ho comprato su Amazon e quindi pian pianino vado a mettere anche questo gel sui capelli umidi. Poi spruzzo anche un pochino di acqua perché insomma per far assorbire meglio il gel ai capelli. Poi io uso il metodo quello dello scrunch, quindi prendere le ciocche e fare così delicatamente, e in questo modo si ricrea insomma il riccio. Sono delle ciocche un pochino più crespe, io vado di nuovo con lo spruzzino, spruzzo un po' di acqua e continuo con lo scrunch. Quando ho terminato questa operazione, io passo all'asciugatura. In estate io salto lo step dell'asciugatura perché li faccio asciugare all'aria, mi vengono sempre bene. E invece, in questo periodo che fa fresco, autunnale, uso il diffusore. Allora, come vi ho già detto nell'altro video di Olaplex, io quando asciugo i capelli tengo il diffusore molto abbastanza lontano, ecco, quindi asciugo per l'80%, diciamo, i capelli e poi passo, mi avvicino e con il diffusore prendo i capelli proprio
come se il diffusore fosse una coppa, e vado insomma a asciugare, diciamo che tengo questi capelli nel diffusore per un 10 secondi e faccio questa operazione e alla fine i capelli sono asciutti e sono tornati insomma ricci, così insomma li ho domati. Certe volte mi capita anche di spruzzare l'acqua dentro il leave-in e di non aver bisogno del gel, perché i capelli tornano automaticamente ricci senza appunto il gel. Alla fine, se volete, potete, come faccio io nel video, mettere un pochino di crema nutriente. Io uso questa qua di Shu Uemura alla camelia, che è una crema che nutre perché dentro ha l'olio di camelia, ma non appesantisce, e in un certo senso questa va a come dire, sigillare l'idratazione che abbiamo dato ai capelli con l'acqua, insomma, e anche con il gel. Oppure, se non mi va di mettere la crema, metto l'olio. In questo caso sto usando l'olietto di Olaplex, ma qualsiasi olio, insomma, per i capelli ricci va bene. Questo è il modo in cui io vado a ravvivare i miei capelli. Diciamo, il secondo giorno non ho molto bisogno, metto soltanto un pochino d'acqua. Dal terzo giorno in poi io devo utilizzare anche insomma dei prodotti come appunto il gel. Spero che questo video sia stato un pochino utile, ma se non avete i capelli ricci, spero che questo video vi abbia fatto un pochino di compagnia. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, scrivetemi un commento se anche voi avete una routine per insomma ravvivare i vostri capelli. Fatemi sapere che metodo utilizzate, insomma ci possiamo scambiare un po' di informazioni. E niente, quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie per aver guardato questo video.